Non necessariamente dover usare prodotti costosi, puoi pulire completamente i polmoni con cibi naturali a casa. Oltre a pulire i polmoni e migliorare la capacità respiratoria, questi alimenti prevengono anche le malattie polmonari in modo molto efficace. Attualmente, gli habitat inquinati portano a malattie polmonari e crescenti problemi respiratori come bronchite, asma e polmonite, eccetera. Per mantenere un polmone sano, oltre a non fumo, puoi anche aggiungere al tuo menù quotidiano questa bevanda naturale. Aiuta a proteggere i polmoni dagli inquinanti atmosferici dannosi che ti circondano. Migliora anche il sistema immunitario e rende i polmoni puliti e più sani. La ricetta è molto semplice. Prima di iniziare la ricetta, se ti piace ricevere ricette utili come questo video per prenderti cura della tua salute e dei tuoi parenti, iscriviti al canale premendo il pulsante rosso e poi la campanella. Quindi riceverai i nostri consigli ogni giorno. Ecco come preparare questa bevanda per pulire i polmoni. Il primo ingrediente che devi preparare è la carota. La carota non solo aiuta a prevenire il cancro ai polmoni, ma è ottima per promuovere la salute generale dei polmoni, tra cui proteggere il sistema respiratorio dal rischio di infezione e aiutare a contrastare l'effetto collaterale malsano del fumo. Inoltre, grazie al suo grande contenuto di vitamine C e B, la carota può aiutare a trattare l'influenza, il catarro, il raffreddore e la tosse e allo stesso tempo rafforzare anche il sistema immunitario. Questa ricetta ha bisogno di una sola carota, tagliarla a pezzetti. Quindi mettere la carota in un frullatore. Successivamente è necessario preparare due arance e sbucciarle usando un coltello. I frutti d'arancia come le arance sono pieni di antiossidanti adatti ai polmoni, in particolare vitamina C e vitamina B6. Questi aiutano i polmoni a trasferire ossigeno. La vitamina C è ben nota per combattere le infezioni e l'infiammazione. Dopo la pelatura, tagliare le arance a pezzetti e rimuovere i semi. Quindi aggiungere arance nel frullatore. Successivamente preparare metà di una mela e tagliare a pezzetti senza sbucciarla.
La ricerca ha dimostrato che mangiare regolarmente mele può aiutare a promuovere la funzione polmonare. Consumare 5 o più mele a settimana è associato a una maggiore funzionalità polmonare e a un ridotto rischio di sviluppare broncopneumopatia cronica ostruttiva. Mettere la mela nel frullatore. Questa ricetta ha bisogno di un altro ingrediente, che è l'ananas. Questo frutto contiene l'enzima bromelina che aiuta i polmoni a rimuovere i detriti e disintossicarsi naturalmente. Inoltre, l'ananas aiuta a ridurre il gonfiore e il succo di ananas è noto per aiutare a ridurre la tosse. Hai solo bisogno di un quarto di ananas per questa ricetta, tagliarlo a pezzetti. Quindi mettere l'ananas nel frullatore. Infine aggiungere 200 ml di acqua. Avviare il frullatore e frullare a medio fino a quando ottenere una purea completa e omogenea. Se vuoi goderti la pompa con il tuo succo, versare il composto in tazze e servire. Se si preferisce una consistenza più sottile, versare la miscela attraverso un collino a rete fine e utilizzando una spatola, premere la pompa nel setaccio per estrarre il più liquido possibile. Dovresti bere questo succo durante la mattina, prima di consumare qualsiasi altro pasto. I nutrienti e le vitamine presenti nei frutti saranno completamente assorbiti a stomaco vuoto.